Celebriamo oggi la giornata europea della cultura ebraica con questa prima manifestazione, questa inaugurazione. Ricordiamo che la giornata europea della cultura ebraica quest'anno ha come titolo Diaspora, Identità e Dialogo. E quindi ci saranno tutta una serie di attività che dureranno fino a questa sera nell'ex ghetto ebraico, quindi nel quartiere ebraico di Roma, con una serie di attività, e appunto questa apre la giornata. Passerei la parola alla Presidente della Comunità Ebraica di Roma, che ha voluto questa programmazione, appunto anche la suddetta mostra, Ruth Brughello, grazie. Giornata Europea della Cultura Ebraica, che ormai è un momento consolidato della vita ebraica non soltanto di Roma e delle altre comunità, ma direi del Paese e dell'Europa intera. Un momento in cui ci si apre all'altro, fatemelo dire, perché questo è il tema anche di questa occasione, un momento in cui ci si confronta e si propone un modo ebraico di vedere e condividere la vita, le esperienze, i tanti temi che ci appartengono in un confronto sereno, dialogante, come si diceva, con un'attenzione particolare agli ebrei che non vivono in Israele, ma che sono i protagonisti della vita della diaspora. Intanto gli elementi interessanti, quando ci siamo incontrati con Paolo e con Giorgio ormai qualche mese fa e si è parlato di questa idea, devo dire che non c'è stato modo di pensare che farla assolutamente. Perché? Perché questa possibilità che ci viene data di uscire da una vista sempre sul passato, no? E quindi di rischiare di rimanere ancorati a valori esclusivamente storici, di migliorare completamente il presente, mi sembra un'ottima possibilità. Il fatto importante che ha detto sicuramente Giorgio è questa interconnessione con le università, è qualcosa che noi dobbiamo fare, ma perché dobbiamo crescere come fondazione, perché le università almeno in molti casi sono già pronte per questo tipo di iniziativa. Che cos'è vedere l'altro, vedere la Shoah? La cosa che è tutto intorno a noi in questo momento è un progetto universitario nato inizialmente nelle università e all'inizio destinato direi quasi esclusivamente alle università, a diverse università del paese, principalmente grazie alla rete universitaria per il giorno della memoria, ma anche fuori, a Varsavia, in Albania, a Tirana, a Marin Barleti, in Croazia, a Zagabria. Quasi sempre nel momento di uscire fuori dal progetto scientifico ha assunto le forme di una mostra come qui. Quindi un gruppo di fotografie che cresce ogni anno, quasi ogni anno, grazie a premi, concorsi di fotografia. Ricordandomi quella montagna di scarpette viste là ad Auschwitz. Quindi come dice che l'ha fatto proprio uno scatto? Sì, io non uso la macchina fotografica come tutti, ma uso lo scanner.